E ciao a tutti ragazzi, ed anche quest'anno sono qua per concluderlo e fare il discorso, tipo non sono in mondo visione, però quasi, no, in realtà sì, perché il video lo posso vedere chiunque, quindi non ci dovrebbero essere problemi. No, a parte gli scherzi, siamo qua a concludere un altro anno. Adesso ho creato un video apposta, volevo che fosse un po' particolare, lo sapete, l'anno scorso ho trebbiato, quest'anno vado a trinciare, e voi mi direte con cosa, con questo, e capirete quanto si è evoluto farming, quanto lo volevo questo mezzo, cioè non tanto il mezzo in sé, il Fendt, ma proprio l'accoppiata, l'Acotec con la testa per trinciare. Poi tirerò fuori anche un Landini e faremo un viaggetto, tutto molto semplice, quindi arriveremo al biogas con un vascone pieno di insilato e poi ci salutiamo. Faccio il video appunto in primis ovviamente per salutarvi, augurarvi ovviamente una buona fine e un buon principio, come si è soliti dire in questo periodo. Serve farsi gli auguri, perché è già il secondo anno, diciamo che insomma l'anno, i giorni scorrono comunque, però potevano anche scorrere diversamente sinceramente, perché sono stati un paio d'anni abbastanza pesanti. Io spero solamente di avervi anche alleggerito ed alleviato magari a volte qualche pensiero, qualche, non so, un qualcosa, spero, cioè banalmente spero di avervi intrattenuto, e appunto nel mentre che avete visto i video, nel mentre che avete sentito tutte le cose che vi racconta il Nico, spero appunto per un attimo magari di aver dimenticato le bruttezze della giornata, dei giorni, della vita. Dopo cose belle spero che ovviamente ve le ricordiate, ci mancherebbe. E insomma è così ragazzi, è così. Spero di aver fatto il mio compito, spero di avervi portato appunto, vabbè, in primis sì, informazioni su farming, ma il fatto è che dietro ad ogni video c'è sempre insomma una chiacchiera, un po' di compagnia da farci, perché in realtà anch'io sono qua, sì, che parlo da solo in questo momento ovviamente per forza di cose, però è come se stessi parlando con voi, perché dopo non vedo l'ora di leggere cosa avete percepito, diciamo, cosa mi dite anche voi, la vostra, insomma la vostra idea. A volte può essere solo, non so, una domanda magari banale, tipo cosa facciamo la prossima puntata, anche se magari ve lo chiedo poco e uno magari mi risponde sì, compra questo, fai quello. A volte domande più importanti, insomma, ci siamo scritti, ci siamo detti un sacco di cose. Infatti cari miei ragazzi, alla fine dell'anno si fanno i bilanci, i resoconti, e non ho maniera di vederlo diciamo direttamente, ma il paron de casa qua, il signor YouTube, mi manda la mail con scritto guarda che ti sono arrivati tot commenti. Sapete quanti me ne sono arrivati? E vi anticipo che praticamente sapete che ho risposto a tutti, praticamente a tutti. Sono arrivati 7.882, che a casa mia arrotondando fa 7.900 commenti, quindi mi fa molto piacere e sono impegnato anche a rispondervi, lo sapete. Perché secondo me avere un canale e buttar su video tanto per buttarli su, e dopo quando la gente ti chiede qualcosa non rispondere, o al massimo non so, mettergli mi piace o il cuoricino, sì, mi sembra un po' poco. È vero, a volte cari miei ragazzi, se guardate i commenti, è vero, magari se uno mi ha scritto ciao bellissimo video, sì, cerco di scrivere a tutti, però può essere che in quel caso magari io mi piace il cuore, perché in realtà sì, potevo scrivergli grazie, ma in sottointeso con appunto il cuore come approvazione, che ho detto ok, grazie. Però io intendo di rispondere a uno che ti fa una domanda, che se la fa probabilmente ha piacere anche di ricevere una risposta, quindi in primis anche appunto le domande, perché sennò è inutile voler tra virgolette essere sulla piazza e portare farming e far farming e chiedere alla gente di iscriversi e tutte le cose, e dopo quando sono loro, in questo caso siete voi, a chiedermi qualcosa, fare orecchie da mercante non mi sembrerebbe diciamo la cosa corretta. Quindi io spero di aver sempre risposto,
purtroppo in quest'ultimo periodo, lo sapete, chi non lo sa lo scopre adesso, mi auguro, i commenti ogni tanto spariscono. Io ho scritto ben due volte YouTube, mi tentano di aiutarmi sempre, non dico di no, anzi sono molto cordiali, rapidi anche nelle risposte, però il problema alle volte persiste, cioè sono alcuni che sembrano presi di mira. Non voglio fare i nomi perché sennò è come a scuola che dopo tutti dicono ah ma sì è il tizio Caio, però alcuni non so perché non arrivano tutti i commenti. Gentilmente lo sanno e riscrivono, però a me non piace che uno già si impegna a scrivere un commento e dopo deve anche riscriverlo, controllare se c'è o non c'è. Quindi vabbè, comunque questo è un discorso commenti. Avete anche lasciato una marea di mi piace, più di 60.000 mi piace, che non sto quasi mai a dirvi di lasciarlo, quindi quelli che li lasciano sono quelli gentili, che li fa piacere. Dopo anche lì ce ne sono di tutti i colori, ci sono quelli che per dispetto non mettono non mi piace, quelli che mettono non mi piace perché magari presento un John Deere, a loro non piace John Deere, allora mettono non mi piace al video, tra virgolette rovinandomelo, non è che cambia chissà cosa, però è dispiacere vedere che c'è sempre qualcheduno che rema contro, ma è giusto così, ognuno è libero di esprimersi. Altri invece si dimenticano, altri non mettono il mi piace proprio a prescindere perché è una cosa più forte di loro, però ognuno, ripeto, è libero di fare quel che vuole e basta, quindi non sto a sindacare su queste cose, neanche a stressarvi su queste cose, ci mancherebbe. Più di 4.000 iscritti anche in tutto l'anno, che di per sé per essere un gioco di nicchia e giocato di nicchia, perché non sempre si vede un trinciato, diciamo, con guida retroversa, con un operaio che è anche abbastanza bravo, devo dire, sono anche tanti, quindi io vi ringrazio. E anche lì non sto quasi mai a stressarvi, a dirvi ma sì, scrivete, voilà. Dovrebbe essere ovvio e logico, penso, se a qualcuno piace il canale. Poi anche lì, perché ovviamente il video lo faccio, ma devo anche cavare qualche sassolino dalle scarpe, penso alcuni sono iscritti a tutti i canali di farming tranne il mio, e dico ma perché proprio io non posso essere, tra virgolette, degnato di un'iscrizione? Cioè, queste sono piccole cose che in realtà, ripeto, non è che cambia chissà cosa, però fa dispiacere vedere che magari gente che chiede a tutti, però l'unico che risponde magari al Nico, però non sono iscritto al Nico. Sembra, come dire, una piccola mancanza, che uno potrebbe dire non costa niente iscrivermi, dai, facciamo questo piacere, che è contento anche di vedere che in tanti lo seguono, perché alla fine è anche una cosa, diciamo, d'orgoglio. Ho iniziato così per scherzo, sto continuando per passione, quindi è ovvio che fa piacere vedere se c'è gente che ascolta, fa, segue e tra virgolette contribuisce. Cioè, ci sono tantissime maniere per contribuire, infatti una delle tante è esserci, essere presenti, e quindi quello è, tra virgolette, se uno ha piacere di vedere, è il minimo, e lo fa con piacere. Poi se ognuno va avanti può benissimo anche abbonarsi al canale, questo lo sapete, anche lì non vi stresso mai, non sto mai a dirvi nulla, anzi ringrazio tutti quelli che l'hanno fatto, anche quelli che l'hanno fatto una volta sola. È importante perché anche i livelli di abbonamento, appunto, l'ho tenuto più basso possibile, di meno non si poteva, e considerando anche che la percentuale dell'abbonamento, comunque, come si dice in dialetto, la Vazon 3D scappa fra le dita, perché se la tiene sempre il barone di casa appena nominato prima. Quindi di 0,99 centesimi che chiedo per offrirmi un caffè, per tutto quello che ho fatto, per quello che vi ho risposto, se vi siete trovati bene, sarebbe un caffè, diciamo, per un amico. Coloro che l'hanno fatto anche esclusivamente una sola volta, che poi l'abbonamento, ricordo, si può fare una volta, poi si può togliere, non è che, come dico sempre ridendo, non arriva a casa le pentole, le enciclopedie o non so cosa, quindi non succede nulla, lo potete fare da telefono, da PayPal, insomma da qualsiasi maniera, ripeto, anche proprio dal credito del telefono, può farsi scalare 99 centesimi ed è a posto, e contribuireste in tanti con poco all'avanzamento del canale. Infatti ho portato un sacco di video, ci mancherebbe, sono contento di farlo per la community. Però quella spinta in più che mi fa lavorare meglio e tenere meglio, diciamo, il canale è proprio il discorso abbonati, perché insomma non è facile far video, uno potrebbe dire ma sì, uno accendi, fai partire, eccetera, e registri, fai e vai.
Sì, se uno vuol fare i video, tra virgolette, dozzinali, nel senso di fare le cose tanto per, che non è una mia filosofia assolutamente, perché se vi porto una cosa ci credo in quello che faccio, e quindi non faccio un video tanto per riempire un buco, perché proprio veramente sono cose che mi danno fastidio. Infatti ci ho pensato, detto, cosa faccio vedere alla fine dell'anno, essendo quel gioco, tra virgolette, nuovo, ci sono tante cose da vedere, vero? Però volevo qualcosa di molto particolare. E credetemi che ci ho pensato su un bel po' durante la giornata, intanto facevo tutto il resto, e alla fine sono arrivato e ho detto, oh, meno male, voglio fargli vedere il trinciato che a me interessa, perché volevo fargli vedere una cosa, insomma, interessante per fare un video a caso. No, non mi piace, quindi sappiate che, ripeto, va avanti appunto, e il sostegno degli abbonati, come vi sto dicendo, adesso all'ultimo dell'anno tirano le somme, tirano le conseguenze. Mi avete aiutato tanto, mi hanno aiutato tanto, mi hanno aiutato tutti, però ripeto, come al solito dico, abbonamento spinge di più sicuramente il canale, lo fa sopravvivere di più, perché questo è un hobby, una passione, non è un lavoro. E quindi ripeto, l'abbonamento, specialmente in queste fasi che sono, cioè, sono all'inizio, dopo non so mai se continuerò. Io vorrei anche continuare a portarvi questa cosa, perché a me piace, vedo che comunque c'è gente che è stata anche aiutata dai miei video, insomma, vari tutorial, eccetera, tutte quelle cose lì, ma anche i corsi di Blender, anche mi aggiungo e finisco il discorso abbonamenti. Ricordo anche che gli abbonamenti non sono a una via unica, quindi buttate la monetina del cappello del Nico che è lì che strimpella la chitarra in strada, no, anzi in realtà è simile, perché anche quello lì che è lì che strimpella vi offre qualcosa, in quel caso musica, eccetera, quindi anch'io per ogni livello di abbonamento ho qualcosa da offrirvi. L'ultimo contiene, cioè quello dopo contiene sempre anche i livelli prima, e quindi l'ultimo ci sono dentro i video dedicati ogni mese con le chicche, dietro le quinte sono video da tre quarti d'ora, un'ora, con cose in più, cose anche che poi non vengono più mostrate pubblicamente. C'è il video corso di Blender, oramai sono a 13-14 video, mediamente da 15-20 minuti, quindi potete crearvi un vostro modello 3D, e proseguirò ancora, non so quanti ne avrò da fare, ma ne avrò da fare tanti. Poi tutti i video fatti per il 19 erano 23, li ho lasciati poi in eredità anche al primo livello di abbonamento, quindi anche uno con 1 euro lì, 99 centesimi, anzi ha lì praticamente una ventina di ore comode di materiale raro e nascosto. C'è l'accesso al server di Nitrado per gli abbonati, l'accesso al disco in una stanza dedicata, ci sono post dedicati che escono tutte le settimane, chi è abbonato lo sa perché mi sostiene, e ovviamente sa tutto quello che faccio, quello che gli altri non vedono. Purtroppo non vedendo magari uno pensa che tutto ciò non esista, però fidatevi che c'è, lo avete visto anche nei commenti, non sto a raccontarvela, non conto. Ecco, quindi tutto quello che prometto lo faccio, piuttosto non lo dico, non lo prometto, perché non mi va. Comunque, vabbè, detto questo, lo sapete, dopo vabbè, varie forme di sostegno anche nella scalata della partnership con Giants, ho i codici partner sia appunto con Giants, se volete comprare copie a mio nome, sia con Nitrado appunto per i server che ho nominato prima. Basta, detto questo, io sono qua quasi pieno, quindi penso che concluderemo il video con un viaggetto verso il biogas. Le ultime cose da dire sono numeri, è inutile stargli a dirvi, ho portato 350 video, fare l'excursus dei video, del calendario dell'avvento, quelli che ho lasciato per chi giocherà ancora col 19, che sono una cinquantina di top 10 fra mappe, attrezzi, eccetera, tutti con in descrizione anche il link della mod, eccetera, quindi per uno anche che si trova a giocare sul 19 trova lì la mia eredità, diciamo, ecco, che vi ho lasciato. Ma ce ne sono una marea di video, basterebbe sfogliare il canale, chi mi ha seguito sempre lo sa, e gli altri basta andare sulla pagina e tornare anche indietro. Vi ho portato un sacco a ritroso, vi ho portato anche un sacco di anteprime e farmi in 22 in 3 giorni, ho fatto una maratona, ho portato anche altri giochi, SnowRunner, RTS, Bergsbrook, alcuni magari in una puntata, due all'anno diciamo, altri un po' più spesso, tipo SnowRunner, diciamo ecco il secondo gioco più portato sul canale. Vi ho portato
tutorial e mod utili per la grafica, per il gameplay. Qua vabbè, parlo sempre del 19, adesso sul 22 ovviamente mi sto riadeguando e sto portando, ma devono anche uscire le mod, sennò altrimenti sono fermo. Lo screenshot contest, che è una cosa che non ho visto fare spesso, correggetemi se sbaglio, avete il vostro minuto di celebrità, perché le vostre screenshot sono buttate qua sul mio canale, se uno fa piacere, insomma, tanti sono disposti quasi, non dico a vendere la nonna per finire su YouTube, ma alcuni quasi, ho visto cose strane in giro, ma vabbè, e quindi mi perdonino tutte le nonne del mondo, per carità, ma alcuni sono veramente furbastri pur di avere una screen, diciamo, in pole position. E ho portato quello, e poi vi ho portato un sacco di spin-off per farvi vedere varie mappe, varie lavorazioni, vari mezzi, tutta la serie dell'Ellerbach, che purtroppo era stata guardata un po' meno, diciamo, più avanti andavo meno era vista, però era vista veramente dallo zoccolo duro di voi che comunque segue sempre e ascolta, e tanti l'hanno rivalutata anche dopo, perché si sono resi conto che comunque se uno va oltre il banale, ah, c'è l'MB track, non mi piace, allora non lo guardo. Ok, è giusto anche ragionare così da un certo punto di vista, perché se una cosa non piace, non piace. Però non c'era sempre l'MB track, c'erano anche altre mod, c'era uno stile di gioco, c'era dietro un sacco di chicche che poi potevano essere applicate in qualsiasi mappa. Quindi chi se l'è persa, se l'è persa, non so cosa farci. Amen. Vabbè, poi vedo qua mezzo tutti i video degli abbonati, il farming vlog che rispondo alle vostre domande che mi fate da Instagram, varie infinite presentazioni e preview eccetera, la mappa Italia che ci ha accompagnato e vedremo chissà quando arriverà anche sul 22, e spin off particolari come la Slovak Village, ma anche qualche rarissima volta in America. Ne ho fatte di cose, ne ho accompagnato con 350 video, ho fatto un conto rapido veloce e all'incirca, diciamo, durante l'anno, quindi è come se fosse un video al giorno. Vabbè che il calendario dell'avvento sono video brevi e sono uno al giorno, quindi il conto fa presto a salire, però sono tante cose, varie mod di Royal Modding che spero ripropongano per il 22, e la Cornau che io spero torni sempre anche quella, perché veramente è importante per me. E basta, siamo arrivati, almeno io vedo qua, sono tornato l'altro video FS19, buon fine, buon principio, che stavo trebbiando sulla mappa lì che era uscita alla fine dell'anno, che era molto bella, non mi ricordo esattamente il nome o almeno la pronuncia, quindi sto zitto per evitare brutte figure. Poi basta, quindi questo è quanto, è un anno che siamo rimasti in compagnia, alcuni sono rimasti, alcuni ci sono, altri vanno, altri vengono, altri magari ci sono ma non dicono nulla. Ripeto, ognuno per carità è libero, se vuole, di commentare, di non commentare, di vedere, di esserci, di non esserci, non voglio costringere nessuno, perché per carità ognuno deve sentirsi libero e non costretto, non legato, ci mancherebbe. Poi se viene qua e passa il suo tempo con me e anche con voi, perché poi vedo anche che gentilmente tanti, magari se non arrivo io velocemente a rispondere, vi rispondete fra di voi e vi aiutate, quindi anche questo è un segno di community legata fra i commenti, quindi uno che risponde ad un altro se sa una cosa, quindi mi fa piacere vedere anche queste parti qua, diciamo, nei video, e quindi sono contento. Ecco, quindi dopo tutto quello che ho detto, dopo che ho tolto anche qualche sassolino dallo scarpone, comunque io concludo in bellezza, contento e felice, spero di avervi dato soddisfazioni, a me sono arrivate da voi, anche dalla Giant stessa, insomma, per tanti motivi, quindi non posso lamentarmi, anzi, quindi un gioco che è nato così per scherzo per me è diventato veramente una super passione e un collegamento con voi, appunto, pubblico e amici, che, cioè, pensare una volta ero io che ero il pubblico di altri, insomma, che guardavo eccetera, giocavo più che guardare il resto, però mi fa piacere, insomma, essere da questa parte e potervi, appunto, farvi passare, appunto, i bei momenti ed aiutarvi, appunto, anche su farming, come ho già detto. Vabbè, Pesa siamo arrivati, vediamo se siamo su giusti, perché qua la Pesa mi sa che l'hanno fatta con
come dire, un po' corta, vabbè che deve star su più altro il rimorchio, non il trattore, infatti adesso vado avanti, però vabbè, se la faceva anche 2 metri più lunga, insomma, non succedeva nulla. Detto questo, siamo arrivati anche alla fine del video, tra un attimo, e soprattutto alla fine dell'anno, perché questo è, si è concluso come ho aperto all'inizio. È stato un altro anno, sì, diciamo, un altro anno, non vorrei definirlo perché potrei magari dire brutte cose. È stato un anno un po' difficile come quello prima, potevano essere anni migliori, purtroppo non è stato così, e non ci resta appunto che sperare in un anno migliore. Detto questo, appunto, ve lo auguro veramente di cuore che finiate l'anno al meglio, oramai mancano ore, e mi auguro che i prossimi 365 giorni e che quel 2022 che verrà sia, diciamo, sia meglio, sia molto meglio possibilmente, perché insomma, ripeto, ne abbiamo veramente bisogno tutti quanti. Basta, detto questo, non mi resta altro che dirvi ovviamente fei bravi anche oggi, una volta in più, quindi a stora ve l'avrò detto almeno 350 volte come minimo, penso. E basta, e come c'è scritto qua sul bilico, vi auguro tanta fortuna, serenità e tutte le cose positive e belle che ci possono essere. Detto questo, vi saluto, ci vediamo l'anno prossimo. Ciao a tutti ragazzi!